Ciao a tutti, eccoci qua con una nuova idea di una nuova maglia. Naturalmente vi faccio vedere questa parte qui dell'inizio perché ho intenzione anche di fare un po' la manichina un po' più lunga. Per cui questa maglia si può fare sia così, come ve la faccio vedere, e sia con un po' della manichina. Vedete com'è bello questo lavoro? L'ho utilizzato tre colori, come avete visto. Vedete? Si inizia con delle mattonelle, facile facile, veloce, e anche un punto molto bello da realizzare. E infine ho fatto questo bordino piccolino, tipo diciamo barchetto, così ondata. E invece la parte sopra, come vedete, ha questa particolarità della rifinitura. Adesso ve lo faccio vedere anche come scende dalle braccia. Vedete? Com'è bella. Naturalmente questa maglia, scusate, si può realizzare in tutte le taglie perché non ha difficoltà in nessun genere, ve lo posso garantire. Si può fare anche per bambine, vedete voi, cioè proprio perché è molto molto bella, si può allargare e stringere come vogliamo, perché è un punto molto facile da allargare e anche da stringere come volete. Vedete come scende, adesso vi faccio vedere anche quando torno insieme al suo posto. Vedete come scende bene tutta la maglia. E chi vuole può anche prolungare come vestitino, come idea non è male. Se l'ho allungato come vestitino, come maxi maglia, è veramente bella. Bene, detto questo, adesso vi faccio vedere come è fatto con la manica. Ecco qua, come avevo detto, vi facevo vedere come veniva con la manica. Questa è la manica, l'ho fatto anche come vedete il bordino uguale alla parte sotto della nostra maglia. Vedete com'è bella? Niente, adesso ve la faccio vedere tutta, come promesso. Un attimo, vi faccio vedere bene. Vedete? Piano piano giriamo la nostra maglia. Vedete come scende bene la manica? Io l'ho fatta così corta, voi potete farla anche lunga, come vi piace a voi. È solo per dare l'idea della maglia con la manica. Vedete com'è bella, ma proprio mi piace tantissimo come è venuta. Scende anche dall'altra parte. Vedete? Bene, io spero che vi sia piaciuta anche questa bellissima idea. Cosa dire? Adesso passiamo al tutorial. Ok, io per fare questa bellissima maglia o canotta, mi allargo un attimo i gomitoli, ho utilizzato questi quattro colori, vedete come sono belli? Ho utilizzato il principale, il color azzurro, celeste, come lo volete chiamare, e sono filati delfino, filo di Scozia, il numero 3. Ma io l'ho utilizzato, allora, per la piastrella ho utilizzato l'uncinetto del 3. Solamente per la piastrella. E invece per fare la maglia ho utilizzato l'uncinetto del 3,5. Ok? Allora, per la canotta ho utilizzato 200 grammi del celeste. Ok? Questo. E poi 70 grammi totale di questi tre colori. Tutti e tre i colori, totale 70 grammi, per cui la maglia per la canotta sono 270 grammi. Vi ricordo che 200 grammi del celeste o azzurro, come lo volete chiamare, e 70 grammi di questi tre colori, totale 270 grammi per la canotta taglia 42-44. Invece, per fare la maglia totale con le maniche, mezze maniche, diciamo, ho utilizzato 240 di questo celeste, ok, e 100 grammi di questi colori. Ok, bianco, blu e giallo. Totale con le maniche, mezze maniche, 340 grammi. Ok, sempre taglia 42-44. Adesso vi dico i colori. Allora, questo colore è il colore numero 595 bagno 94. È un gomitolo da 100 grammi, 100% puro cotone. Sono, come vi ho detto, 100 grammi, metri 272 con l'uncinetto del 3. Io il 3 l'ho utilizzato per la piastrella, invece poi ho utilizzato i 3,5 per fare la maglia. Vedete? Di questi colori c'è il bianco 001, bagno 08, sempre 100% cotone, ve lo dico, sempre della filo di Scozia, e numero 3.
Poi abbiamo questo bellissimo giallo, colore 367, bagno 93. E poi abbiamo questo bellissimo blu, sempre 100% grammi e 100% cotone. Si rappresentano questi gomiti da 100 grammi, ok? Questo è colore 024, bagno 12. Per trovare questi bellissimi colori basta andare sul sito Salvatore De Prisco e cliccate anche online a Mania, che c'è anche il sito. Se potete anche andare sul box informazione, trovate tutta l'informazione sul sito, su Facebook o se no sul numero di cellulare. Loro sono sempre disponibili, c'è Teresa che sempre per qualsiasi cosa mi risponde subito. Scrivete un messaggio in privato che loro vi risponderanno immediatamente. Detto questo, ragazzi, passiamo al nostro lavoro. Ok, diciamo subito che questa maglia non ha né multiplo né niente, ha solamente le piastrelle. Adesso io ho fatto un piccolo disegno, ragazzi, non guardate il disegno perché sono, cioè, orribile. Vabbè, è solo per darvi un senso alla maglia. Praticamente noi in questa maglia dobbiamo misurare la nostra circonferenza da sotto il braccio, da A B. Ok? Dovete fare tutta la circonferenza del sottobraccio, dalla parte del seno, così, tutto intorno, così, da AB. Praticamente dovete misurare la vostra circonferenza e da lì dovete fare le vostre piastrelle. Per esempio, io per la taglia che ho fatto, 42, 44, ho fatto con l'uncinetto, ve lo scrivo, del 3, ho fatto la piastrella e praticamente ne ho fatti 9, 9 piastrelle. Però quella per la taglia, io vi dico su per giù le taglie 40 e 42, potete fare 8 piastrelle, ok? Piastrelle, piastrelle. Ok, invece per la taglia 44-46 potete fare 10 piastrelle, piastrelle, scusate. Sempre con l'uncinetto le 3, ok? Se cambiate l'uncinetto e lo usate più grande, misurate sempre lo stesso la piastrella. Perché a volte le piastrelle, per esempio la mia era circa 7-8 cm, adesso non ricordo, aspettate un attimo, qui c'è la maglia, la misuriamo subito, così vi dico la piastrella misura, ve lo dico subito, da qua a qua, ecco, come dicevo, 8 cm, misura 8 cm, per cui mi scrivo qui piastrella 8 centimetri, per cui se io ne ho messo 9, ok, 8 per 9 sono 72 centimetri per la taglia 42-44, ok, 8 centimetri della piastrella. Questa facciamo così almeno. Io ne ho fatti 9, per cui 9 per 8, 72, 72 centimetri era la mia circonferenza qua. Ok? Per cui se dovete fare con l'uncinetto le 3 andate a misurare la vostra circonferenza, così vi rendete conto circa quante mattonelle ci vogliono. Ma ricordatevi, cercate di farli bene, perché a volte, per esempio, ne fate una piastrella in più e vi viene larga. Chi la vuole larga, è tutto il gioco è qui. Praticamente basta fare le piastrelle un po' più grandi o farne un po' di più, così la maglia scende per chi le vuole più taglie più grande. Per esempio, io mi metto solamente le taglie, poi circa le piastrelle quante ce ne vogliono, poi da voi vi dovete rendere conto se va bene o no. Vi dovete sempre misurare e provare le piastrelle. Per la taglia 46-48 io metto su 11 piastrelle. Ricordatevi sempre di misurarle. Ok, poi per la 48-50 le mettete 12. Non fa nulla che sia dispari queste piastrelle, perché poi quando andiamo a fare il nostro motivo, vi prendo la maglia, andiamo a fare il nostro motivo, ok? E è un motivo di 4, ma essendo che andiamo a agganciare con
Vedete, andiamo a agganciare dentro i fori, per cui non è difficile da fare la maglia, è veramente facile facile, per cui questo non serve solamente per iniziare. Vedete, non ha né per il braccio, non esiste il multiplo, tanto ve lo spiego dopo nel lavoro facendo, ok? Bene, facciamo subito 6 catenelle. Inizio con il blu, ok? 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo alla prima catenella iniziale e andiamo a chiudere con il cerchio, ok? Così. E questo è il nostro primo inizio. Adesso facciamo 12 maglie basse. Facciamo una catenella, entro nel cerchio, faccio una maglia bassa, 1. Vado nel cerchio, vado a fare la seconda maglia bassa. Vado nel cerchio, faccio la terza maglia bassa. Vado nel cerchio, faccio la quarta maglia bassa. Così totale 12 maglie basse. Ho fatto le 12 maglie basse, ok? Vado alla prima catenella iniziale. E qui, vedete? E vado a fare una maglia bassissima. Così. Adesso togliamo il filo. Naturalmente chi vuole può fare unico colore, ok? Taglio il filo e lo lascio. Taglio questa parte dietro, così so che non mi serve. Adesso andiamo a utilizzare il color bianco. Ricordate sempre che io sto utilizzando per le piastrelle l'uncinetto delle 3, ok? Bene, adesso andiamo a fare il secondo giro. Andiamo di una maglia qualsiasi, ok? Maglia bassa qualsiasi. Entriamo. Entriamo in una maglia bassa qualsiasi, ok, così entro così. Adesso facciamo, intanto io cerco di nascondere il filato, vedete? Ve lo faccio vedere, lo giro così nella parte trasversale in modo tale che io posso lavorare bene, ok. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi questo qua viene nascosto dopo, per cui non vi preoccupate. 3 catenelle, rientro dopo ho fatto le 3 catenelle, vado a fare una mezza maglietta, per cui faccio una mezza maglietta e lascio il punto sull'uncinetto, ok? Prendo il filo sempre dove ho fatto la mezza maglietta, entro e vado a fare un'altra mezza maglietta. E sono 3 punti, vedete? Chiudiamo tutti e 3 i punti. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella maglia bassa successiva e vado a fare di nuovo 3 magliette chiuse insieme. Entro nella maglia bassa successiva e faccio un'altra mezza maglietta. Lasciamo il punto sull'uncinetto, prendo il filo, rientro, vado a fare un'altra mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto. Prendo il filo, rientro, faccio un'altra mezza maglietta. Adesso chiudiamo tutti e 4 i punti. Così, vedete? Adesso facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? 5 catenelle. Prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva. Ok, vado a fare di nuovo le 3 mezze magliette, 1, lasciando sempre il punto sull'uncinetto, prendo filo, rientro, faccio una mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto, prendo filo, rientro, faccio una mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto, chiudo tutti e 4 i punti, così, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella maglia bassa successiva, entriamo. E facciamo di nuovo le 3 mezze magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Così, chiudo tutti e 4 i punti. Ok? 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Mentre vedete, adesso questo qui lo nascondiamo, vedete, facciamo così, lo nascondiamo, andiamo nella maglia bassa successiva, da qua di nuovo le 3 mezze magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Vedete?
chiudo tutti e quattro i punti. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e continuate così nascondendo anche il filo blu. Vi fate sempre ogni maglia bassa sottostante 3 maglie alte chiuse insieme con 5 catenelle di separazione. Prendiamo tutto il secondo giro. Ok, totale come vedete abbiamo fatto 12 come sono le maglie basse, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 5 catene di separazione, andiamo qui dove abbiamo fatto le 3 mezze maglie alte chiuse insieme, entro qui, faccio una maglia bassissima. Cammino con la maglia bassissima, così, e vado a tagliare il filo. E abbiamo fatto già il bianco. Adesso andiamo a fare il colore giallo. Ok, prendiamo una punta qualsiasi del foro. Ok, io prendo sempre lontano dove c'è il taglio filo, perché così dopo lo possiamo nascondere, capito? Solo per quel motivo. Per cui vado qui, faccio intanto la catenella. Ok, scusate, ho fatto troppo lungo il filato. Catenella, vado qui uno dei fori, entro e faccio una maglia bassa e stringo anche questa parte qui, vedete? Ok, bene, adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado qui nel foro successivo, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nel foro successivo, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Nel foro successivo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4. 5 nel foro successivo una maglia bassa, vedete? Così, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 nel foro successivo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 nel foro successivo una maglia bassa, e così via fino ad arrivare all'inizio dove abbiamo fatto la maglia bassa. Facciamo tutto il giro così, 5 catenelle, una maglia bassa ogni foro. Ho fatto tutto il giro, vedete, di fori, 5 catenelle, una maglia bassa ogni foro. Adesso sono alla fine, 5 catenelle, vado qui dove ho iniziato, vado a fare una maglia bassissima. Così. E vado a tagliare il filo. Ok? Perfetto. Adesso andiamo a utilizzare l'ultimo colore, che è l'azzurro. Prendiamo il colore celeste o azzurro, come lo volete chiamare, vado a mettere qui nel primo foro, intanto così nascondo il filato, entro, prendo l'azzurro, ok, vado a fare subito una catenella, così blocco tutto il lavoro, vedete? Facciamo adesso 3 catenelle, una abbiamo fatta, 2 e 3. Rientro e andiamo a fare di nuovo le 3 magliette chiuse insieme. Facciamo una mezza magliata e lasciamo il punto sull'uncinetto. Entro di nuovo nel foro, faccio un'altra mezza magliata e lascio il punto sull'uncinetto. Sono 3. Chiudo tutti e 3 i punti. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre nello stesso foro dove abbiamo fatto le 3 magliette chiuse insieme, rientriamo e facciamo di nuovo 3 mezze magliette. 1, lasciamo il punto sull'uncinetto, prendo il filo, rientro, faccio la seconda mezza magliata, lascio il punto sull'uncinetto, prendo il filo, rientro, faccio un'altra mezza magliata, lascio il punto sull'uncinetto. Siamo a 3, vedete? 1, 2, 3, totale 4. Chiudo tutti e 4 i punti. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Questi fili li abbiamo già nascosti, possiamo toglierli, andiamo nel foro successivo e facciamo una maglia bassa, così,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nel polo successivo, la maglia bassa. Vedete? L'abbiamo fatto nel primo polo, abbiamo fatto 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, 3 magliette chiuse insieme nello stesso polo, poi 5 catenelle di separazione, una maglia bassa nel polo successivo, 5 catenelle, maglia bassa nel polo successivo, adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nel polo successivo, andiamo a fare di nuovo 3 magliette chiuse insieme, entro, faccio una mezza maglietta, rientro, faccio la seconda mezza maglietta, rientro, faccio la terza mezza maglietta, così. Chiudiamo tutti e quattro i punti. Facciamo 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Rientriamo dove abbiamo fatto le 3 mezze magliette chiuse insieme. Andiamo, rientriamo e facciamo la stessa cosa. Mezza magliata, lasciamo il punto sull'uncinetto. Mezza magliata, lasciamo il punto sull'uncinetto. Mezza magliata, lasciamo il punto sull'uncinetto. Chiudiamo tutti e quattro i punti. Così. Vedete? Uno, due, tre, quattro e cinque. Andiamo nel polo successivo, facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Nel polo successivo una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Andate di nuovo nel polo successivo e lavorate 3 magliette, 3, scusa, 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, di nuovo qui, 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, chiudiamo il lavoro, ok? Finiamo tutto il giro. Ok, finiamo il giro, vedete? Con le 5 catenelle di separazione andiamo qui, dove abbiamo fatto le 3 magliette chiuse insieme, chiudiamo il nostro motivo. Cioè, la nostra maglia con una maglia bassissima. Vado nella prima catenella, come sempre, chiudo ancora con una maglia bassissima, adesso taglio il filo. Ecco qua. Questa è la nostra mattonella. Vedete? Questa è la nostra mattonella. Vedete com'è bellina? Con i colori. Bene, adesso andiamo a fare un'altra mattonella, lavorate fino al color giallo e poi vi faccio vedere come riunire le mattonelle. Vado a fare la seconda mattonella. Ok, la prima mattonella l'abbiamo fatta insieme, adesso io ho fatto la seconda mattonella, ho iniziato con il blu facendo le 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, 3 magliette chiuse insieme, poi 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle e poi ho fatto nel foro successivo le 3 magliette chiuse insieme. Adesso facciamo 2 catenelle, 1 e 2, andiamo, prendiamo la mattonella, questa è la parte del dritto, vedete? E questa è la parte del rovescio, vedete che si vede che questa è la parte del rovescio? Per cui prendiamo la mattonella e la mettiamo così, ok? Fatto 2 catenelle di separazione qui, ok? Poi prendiamo la mattonella, entriamo così, vedete? E facciamo una maglia bassa, così. 2 catenelle, 1 e 2, torno dove c'è da completare le 3 magliette che sono insieme. Per cui torno da qui e vado a completare 3 magliette che sono insieme. 1, rientro 2, rientro 3, così chiudo tutti e quattro i punti. Adesso 2 catenelle di separazione 1 e 2, vado qui dove c'è già l'azzurro, vedete nel primo poro azzurro, entro e faccio una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2, vado qui dove c'è il giallo nel foro successivo, quello giallo, entro e faccio una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2, vado qui dove c'è il foro azzurro, qui faccio una maglia bassa. Vado qui 2 catenelle di separazione dove c'è il foro giallo, vedete? Vado qui e faccio una maglia bassa. Così. 2 catenelle di separazione, vado qui dove c'è l'ultimo foro blu, entro, faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione. Adesso vado nel foro successivo, qui nel giallo, e vado a fare le 3 magliette chiuse insieme. Entro, faccio 3 magliette chiuse insieme, 2 e 3.
chiudo tutti e quattro i punti. Ora 2 catene di separazione 1 e 2, vado qui dove c'è l'azzurro, dove ci sono le 3 magliette chiuse insieme, 5 catene, 3 magliette chiuse insieme, entro, faccio la maglia bassa, un attimo, così, 2 catenelle di separazione, torno di nuovo al mio lavoro dove ci sono le 3 magliette chiuse insieme, sposto, entro di qua e faccio 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3 e chiudo tutti e quattro i punti. E come vedete la nostra mattonella l'abbiamo praticamente unita. Adesso vado a finire il mio lavoro lavorando di nuovo dove c'è tutta la parte da finire, per cui faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, nel foro qui faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, nel foro qui una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado qui nel foro successivo da fare le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, vedete? Chiudo tutti e quattro i punti. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, rientro e faccio di nuovo le 5 magliette, 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3. Chiudo tutti e quattro i punti. Ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nel foro successivo, qui faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5, nel foro successivo una maglia bassa e chiudiamo le ultime 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, dove abbiamo iniziato con la maglia, le 3 magliette chiuse insieme qui dentro. Facendo una maglia bassissima, cammino sempre nella prima catenella, faccio anche qui una maglia bassissima e chiudiamo praticamente il nostro, la nostra mattonella. Vedete? Abbiamo riunito la mattonella. Ecco qui la nostra mattonella. Vedete? Questa è la nostra mattonella riunita. Bene, adesso ne abbiamo già fatti due e vado a fare le altre, sempre riunire sempre queste due parti qui, ok? Ad allargare il lavoro si riuniscono sempre queste due parti, ok? Mettete il lavoro così e riunite il lavoro da una parte fino all'altra parte, ok? Adesso io ne ho fatti due, vi dirò dopo quanti mattoni ho fatto. A dopo. Ok, io in totale ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e con questo qui che ho in mano qui sono 9. Però se dovete fare una taglia più grande, basta che misurare, ve l'ho detto, da sopra la seno, come vi avevo fatto il disegno, dovete farlo uguale. Praticamente io adesso vado a chiudere totale con 9 piastrelline, però se voi dovete fare più grande potete farne 10, 11, dipende dalla vostra taglia. Ok, qua non c'è un multiplo o cioè, o quante mattonelle dovete fare, basta prendere la circonferenza e poi andare a misurare dalla parte da sotto, scegliere da sotto dal lato A, lato B. Ok? Vedete che praticamente io adesso ho fatto con l'uncinetto 3, ho fatto, come abbiamo fatto vedere, totale 8 piastrelle più questa qui che adesso andiamo a fare per chiudere il lavoro, ok? Questa serve per chiudere il lavoro, infatti ho lasciato l'ultima piastrella così con il giallo perché vi voglio far vedere come chiudere l'ultima piastrella, ok? Praticamente il tondo del nostro lavoro e vi faccio vedere. Ok, adesso vado qui con la catenella, vedete, entro con il filo, vedete, vado a fare 3 catene, 1, 2 e 3. Entro nel foro, come sapete, andiamo a fare 2 magliette chiuse insieme. Totale sono 3 magliette, vedete, così. Poi facciamo 2 catenelle, 1 e 2, ok? Vado qui adesso, sempre sul diritto, ricordatevi, ok? Per cui prendiamo questa parte qui, entro, ok, sul diritto, faccio una maglia bassa, ok, 2 catenelle e di nuovo passo di qua, come sempre vado a continuare il mio lavoro. Chiudo le due parti, vedete? 1, 2 e adesso 3.
E abbiamo fatto le 3 magliette chiuse insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nel foro successivo, di qua, da questa parte qui, faccio una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Vado da qua e faccio una maglia bassa nel foro, 2 catenelle, vado nel foro da questa parte qui, l'azzurro, faccio una maglia bassa. 2 catenelle, vado qui nel foro giallo, vedete? Nel foro successivo faccio una maglia bassa. Poi di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'ultimo foro, vedete, nell'azzurro qui, faccio una maglia bassa. 2 catenelle, vado qui nell'altro foro e vado a fare adesso le 2 magliette chiuse insieme, le 3, scusate, 1. Rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e quattro i punti. 2 catenelle, 1 e 2, vado qui, vedete, dove ci sono le magliette chiuse insieme con il foro, entro, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, e di nuovo vado di qua e vado a fare di nuovo le 3 magliette chiuse insieme, 1, sempre nello stesso foro, 2 e 3, chiudo tutti e tre i punti. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, nel foro successivo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa, poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, vado qui nel foro successivo, faccio le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3. Chiudo tutti e quattro i punti, 1, 2 catenelle, adesso metto dritto il lavoro, vedete, così, lo metto dritto, vado, vedete come dritto così, vado qui e vado a chiudere il mio lavoro, una maglia bassa, 2 catenelle, vado da questa parte qui, vado a fare le 3 magliette chiuse insieme, 1, 2 e 3, vedete? Chiudo tutti e quattro i punti. Adesso di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Vado nel foro qui azzurro, successivo, una maglia bassa. 2 catenelle, nel foro giallo faccio una maglia bassa. 1, 2 catenelle, nel foro blu una maglia bassa, vedete? 2 catenelle, nel foro giallo una maglia bassa. 1, 2 catenelle nel foro, l'ultimo foro una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, vado qui nel foro e vado a fare l'ultimo 2, le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e tre i punti, 2 catenelle, vado qui nell'ultimo foro, vedete qui, faccio una maglia bassa, 2 catenelle e continuo il lavoro, finisco con le 3 magliette chiuse insieme. Entro 1, rientro 2, rientro 3, così, scusate, chiudo tutti e tre i punti, 1, 2, 3, 4, 5, nel foro qui, in successivo andiamo a finire il nostro lavoro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, nel foro successivo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, la terza catenella iniziale qui, andiamo a fare una maglia bassissima. Vedete? Così. Camminiamo con maglie bassissime e adesso fino ad arrivare qui nel foro, vedete? Così. Adesso vi faccio vedere come è venuto il lavoro. Vedete? Abbiamo chiuso. Adesso io ho lasciato un attimo il filo qui perché vi voglio far vedere. Questa praticamente è la circonferenza del mio lavoro. Ok? Praticamente io in totale ho fatto 9 piastrelline. Ok, me lo conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 piastrelline perché la circonferenza mi richiede questo. Ok, adesso iniziamo a lavorare la parte sotto del nostro lavoro e vi faccio vedere come. Adesso abbiamo il filo della parte qua. Noi dobbiamo adesso scendere il lavoro, ok? Questa parte qui sopra lo lasciamo che lo facciamo dopo. Adesso noi iniziamo a fare questo lavoro qua e vi faccio vedere. Ok, se noi cambiamo l'uncinetto utilizziamo l'uncinetto del 3,5. Ok, si vede? Sto cercando di farlo vedere, ma non è facile. Va bene, si vede 3,5. Con le mattonelle abbiamo utilizzato l'uncinetto del 3, invece adesso utilizziamo l'uncinetto del 3,5. Scusate, prima del 3 e poi del 3,5.
Adesso, se vi sembra, che poi mi viene un po' stretto il lavoro, invece, per esempio, io inizio adesso a lavorare con le 4 magliette, voi potete anche iniziare con le 5 magliette, dipende se lo volete fare più larga o più stretta. Questo punto qui è molto semplice perché lo potete sia allargare che stringere. Io invece inizio con lavorando così. Allora, intanto entriamo qui dove c'è. Vedete? Dove ci sono le 3 magliette chiuse insieme, noi entriamo direttamente qui, ok? Così, dove c'è il foro, diciamo, camminiamo così con maglie bassissime. Oh, scusate. Allora, con maglie bassissime. Uno, fino ad arrivare nel foro. Ok? Bene. Adesso iniziamo a lavorare. Di lavorare nel, scusate, nel foro. Allora, noi chiudiamo, vedete il lavoro, lo faccio vedere. Noi chiudiamo sempre alla terza catenella, ok? Entriamo qui nella terza catenella e chiudiamo giustamente il nostro lavoro, ok? Oh, scusate, no. Ok. Chiudiamo il nostro lavoro, giusto? Adesso da questa parte qui facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, ok? Perché equivale una magliata, ma rimane solamente per chiudere tutte le volte il nostro giro di lavoro. Nel foro, su questo foro, nel primo foro, entriamo e facciamo 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Vado nel foro successivo qui. Ok, faccio 4 magliette, 1, 2, oh, scusate, 2, 3 e 4. Ne farò qui 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Nel foro successivo di 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Nel foro successivo di 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Vedete? Così. Questa maglietta delle 3 catenelle non vi ho raccontato, ok? Per cui ogni foro 4 magliette. Vedete? Adesso siamo qui dove c'è l'unione delle 3 magliette, le 2 catenelle, la maglia bassa e le 2 catenelle, vedete? Per cui entriamo qui dentro, ok? In questo foro entriamo e facciamo 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Poi vado direttamente di nuovo nel foro dove ci sono le 3 magliette, le 2 catenelle, le 3 magliette, vedete? Vado qui dentro di nuovo, entro di qua e faccio anche qui 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Adesso, come sempre, ogni foro successivo lavoriamo a 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Così, detto? Foro successivo 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Ok, così stiamo lavorando. Di nuovo, qui dentro nel foro 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Nel foro, vedete, piccolina, anche se piccolo, entriamo e facciamo le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Andiamo nel foro successivo e andiamo di nuovo a fare le 4 magliette. Vado nel foro successivo, che è questo piccolino, entro e faccio le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Vado nel foro successivo, faccio di nuovo le 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Praticamente ogni foro
Dobbiamo lavorare 4 magliette, questo foro 4 magliette, 4 magliette, anche in questo piccolino 4 magliette, poi andate direttamente di qua, vedete, foro e foro, fate le 4 magliette, 4 magliette, poi nel foro successivo magliette, le 4 magliette, 4 magliette, 4 magliette, nel foro piccolino 4 magliette, nel foro qui 4 magliette e così via per tutto il giro. Finiamo tutto il primo giro. Finiamo il giro, vedete, nell'ultimo foro le 4 magliette. Adesso vado alla terza catena iniziale dove abbiamo iniziato il lavoro, vedete? Non dove ci sono le 4 magliette, ma la terza catena iniziale della prima maglietta. Facciamo una maglia bassissima, perdonatemi. Adesso facciamo una catenella e dove ho fatto la maglia bassissima, rientro, faccio di nuovo una maglia bassa e questo è il nostro inizio. Allora, vi volevo dire, vi faccio vedere, questo è il nostro lavoro che noi stiamo facendo, vedete? Questa è la parte sotto che stiamo lavorando, ok? Se vi sembra che sia un po' larga, aspettate che vi allargo un attimo il lavoro, ok? Questa è la parte sopra, ok? Questa è la parte che noi stiamo lavorando, la parte sotto. Okay. Se vedete che la parte sotto, che è praticamente dove si inizia a scendere la parte del seno, mi sembra stretto, invece di fare 4 magliette, nel foro potete fare 5 magliette, ok? Se invece vi sembra largo, invece di fare 4 magliette, ne fate 3 magliette, ok? A questo punto praticamente potete allargare e stringere come volete. Per cui io ne ho fatto 4 magliette perché per me va bene. Per cui se per voi vedete che inizio il lavoro è un po' stretto, allora fate con 5 magliette, ok? Il primo giro. Il secondo giro vi faccio vedere. Abbiamo iniziato con la maglia bassa, ok? E vi avvicino. Ok, maglia bassa, poi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado qui, salto le 4 magliette, 1, 2, 3, 4, vado qui dentro, al centro, faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 1, 2, 3, 4, vado al centro e faccio una maglia bassa. Così. 1, 2, 3 catenelle, salto le 4 magliette, vado al centro e faccio una maglia bassa. Vedete? Così. In questi piccoli fori, vedete? Per cui se per esempio avete fatto, che ne so, 5 magliette, invece di farli nel secondo giro, 3 catenelle, ne fate 4. Oh, perdonate, non pensavo, non vedevate. Per esempio, ve lo faccio tanto vedere. Allora, abbiamo iniziato con una catenella a maglia bassa, dove c'è la maglietta, ok? Poi abbiamo fatto 3 catenelle e saltando le 4 magliette al centro abbiamo fatto una maglia bassa. 3 catenelle saltando le 4 magliette abbiamo fatto una maglia bassa. 3 catenelle saltando le 4 magliette abbiamo fatto una maglia bassa. Questo è il secondo giro. Se per esempio avete iniziato con 5 magliette, invece di fare 3 catenelle di separazione fate 4 catenelle di separazione. Saltate le 5 magliette e fate una maglia bassa. 5 catenelle, 4 catenelle, maglia bassa. 4 catenelle maglia basse, chi ha lavorato con 5 magliette. Invece chi ha lavorato con 3 magliette fa 2 catene di separazione, saltate le 3 magliette, fate una maglia bassa. 2 catene di separazione, maglia bassa, 2 catene di separazione, maglia bassa. Chi ha lavorato con 3 magliette, chi lavora 4 fa come me 3 catenelle, chi lavora con 5 magliette il primo giro fa 4 catene di separazione. Ok? In questo punto si può allargare e stringere come vogliamo. Adesso il secondo giro, sempre facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le 4 magliette, vado e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto le 4 magliette, vado qui, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto le 4 magliette, vado qui, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, vado qui al centro, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, vado qui, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto le 4 magliette, vado qui, faccio una maglia bassa. Così praticamente per tutto il giro, ok? Dovete fare così, tutto il secondo giro così. Giro le 3 catene di separazione, salto le 4 magliette, vado a foro, faccio una maglia bassa. Poi vado dove ho fatto la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassissima. E questo è il nostro secondo giro. Praticamente noi dobbiamo ripetere sempre i primi due giri. Primo giro ci sono le magliette, secondo giro dove formiamo questo foro qui. Ve li faccio vedere di nuovo il primo giro. Ok?
Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado qui adesso nel foro, nel primo foro, e vado a lavorare di nuovo le mie 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Vado nel foro successivo, vedete qui, faccio di nuovo le mie 4 magliette. 1, 2, 3. E 4. Sto ripetendo di nuovo il primo giro. Naturalmente, chi ha fatto 3 magliette continua con le 3 magliette, chi fa con 5 magliette continua con le 5 magliette, ok? Bene, adesso andiamo nel foro successivo, lavoro di nuovo le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Nel foro successivo di nuovo 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Oh, scusate, 3 e 1, 4. Ok, praticamente stiamo ripetendo di nuovo il primo giro. 4 magliette ogni foro. Dove abbiamo fatto queste 3 catenelle, entrate nel foro e fate le 4 magliette. Ogni foro che fate dovete lavorare 4 magliette. Nel secondo giro, come sempre, alla terza catena iniziale fate una maglia bassa, poi una catenella, scusate, una maglia bassissima, poi una catenella, una maglia bassa. E ricominciato 3 catenelle, una maglia bassa alla quarta maglietta, vedete? 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa e così via per il secondo giro. Naturalmente chi ha fatto invece con 3 magliette il primo giro fa 2 catenelle di separazione nel secondo giro. Chi invece ha iniziato con 5 magliette nel secondo giro fa naturalmente 4 catenelle di separazione, ok? Che sia chiaro. Questa maglia si può allargare e stringere come vogliamo. Ok, adesso io vado a lavorare un po' e poi vi dirò quanti motivi ho fatto io. A dopo. Ok, io in totale ho fatto, vi dico i gruppi che ho fatto, ok? Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi ho usato di nuovo i tre colori che abbiamo fatto la mattonella. Io ho fatto solo un gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, un gruppo di blu, uno di bianco e uno di giallo. Poi di nuovo 5 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5 dell'azzurro. E poi di nuovo 3 gruppi, 1, 2, 3 dei colori blu, bianco e giallo. Poi ho fatto un gruppo sempre con 4 magliette, ok? E poi il secondo gruppo e il terzo gruppo ho fatto l'aumento di 5 magliette, il primo e secondo gruppo per allargare un po'. Se per esempio voi avete fatto l'aumento di 5 magliette, qua finito con 6 magliette gli ultimi due gruppi. Se volete continuare, potete continuare ad allargare 6 gruppi, poi 7 gruppi, dipende, scusate, 6 maglie o 7 maglie, dipende da voi quanto la volete larga, perché questa maglia si può allargare come si vuole. Si inizia con 4 magliette, si può fare 5, poi 6, dipende dalla larghezza della maglia. Ok, io ho finito gli ultimi due giri con gli ultimi due gruppi con 5 magliette. Adesso andiamo a finire il bordo. Facciamo il bordo sotto, vi faccio vedere come lavorarlo. Ok, entriamo adesso nel foro direttamente, ok, facendo una maglia bassissima. Adesso facciamo una maglia bassa, una catenella, rientro, faccio una maglia bassa. Ok, poi facciamo una mezza maglietta, ok, poi facciamo una maglietta, 1, rientro, faccio la seconda maglietta, rientro, faccio la terza maglietta. Adesso faccio due maglie, doppie magliette, 1, 2 volte filo sull'uncinetto, ok, esco da 2, esco da 2, esco da 2, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dove ho fatto la doppia maglietta, entro qui così, faccio una maglia bassissima. Abbiamo fatto il pippiolino, vedete? 2 volte filo sull'uncinetto e facciamo di nuovo 2 doppie magliette, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. Ora 3 magliette. 1, 2 e 3.
una mezza magliata, così, scusate, e una maglia bassa. Così, vado nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Così, vedete? Poi andiamo nel foro successivo e ricominciamo una maglia bassa. Una mezza magliata, tre magliette, uno, due e tre, due doppie magliette, sempre tutto nel foro, eh? Uno e due. Adesso 3 catenelle, uno, due, tre, e devo fare la doppia magliata. Entro e faccio una maglia bassissima, formando così un peppiolino. Sposto tutto di nuovo e comincio di nuovo. Due doppie magliette, finiamo. Uno e uno, due. Tre magliette, uno. Sposto di nuovo. Scusate. 2, 3, una mezza maglietta e una maglia bassa. Vado nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Vedete? Deve venire così. Così. Vedete che bello? Adesso di nuovo andate nel foro successivo e lavorate. Maglia bassa, mezza magliata, tre magliette, due doppie magliette, poi avete fatto due doppie magliette, e fa l'ultima doppia magliata, fate 3 catenelle e dove avete fatto sempre la doppia magliata, entrate e fate una maglia bassissima e formate così un peppiolino e finite sempre nello stesso foro, due doppie magliette, tre magliette, una mezza magliata e una maglia bassa, e nel foro successivo fate una maglia bassa, ok? Tutto così. Andiamo a finire il giro. Ho finito il giro, vedete, nell'ultimo gruppetto, questo qui, non c'è la maglia bassa dove c'è il foro e io allora mi attacco direttamente dove c'è questa maglia bassissima qui dentro, entro e faccio una maglia bassissima, così chiudo il lavoro, ok? Non fa nulla che non c'è la maglia bassa qui, basta andare a chiudere, vedete dove abbiamo sempre fatto le magliette, con la maglia bassissima chiudiamo qui. Adesso vado a tagliare il filo e lo andiamo a nascondere e vi faccio vedere. Vedete? E il bordino l'abbiamo realizzato. Vedete com'è bello questo bordino? Mi piace tantissimo. Bene, adesso andiamo a fare la parte sopra. La parte sopra è uguale quando abbiamo riunito le mattonelle, vi ricordate? Così. E adesso facciamo la stessa cosa di qua. Adesso noi abbiamo iniziato, dove c'è la maglietta, andiamo a cercare dove abbiamo fatto la maglietta, così almeno non il punto della maglietta rimane sempre allo stesso punto. Un attimo, che allora la maglietta è ok. Bene, adesso noi iniziamo qui. Che c'è la maglietta, vedete? Che abbiamo iniziato, vi ricordate che c'è la maglietta, che è importantissimo, così avete sempre la parte dove c'è la maglietta uguale anche la parte sopra. Bene, iniziamo da qui. Adesso prendiamo l'uncinetto, ok? Iniziamo qua dentro. Allora, la maglietta l'abbiamo qui. Allora, entriamo qua dentro così. Allora, questa è le due magliette e abbiamo fatto le 5. Qui, iniziamo qua dentro. Qua dentro. Non fate caso ai segnapunti, questa è una cosa mia che faccio sempre. Dopo vi faccio dividere, non vi preoccupate. Entriamo, ci sono il gruppetto. Entriamo.
io giro sempre il filo, vedete? Una catenella, poi rigiro il filo perché così lo vado a nascondere, ok? 1, 2, rigiro il filo, vedete? Quello piccolino rigiro, e 3, 3 magliette, ok? Poi prendiamo, entriamo qui dentro come sempre nel foro, andiamo a lavorare. Questo qui mi serve solo per me, che io sono una che proprio va nel sicuro. Ok, adesso abbiamo fatto le 3 magliette all'inizio del nostro lavoro. Entriamo nel foro, andiamo a lavorare come sempre le 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Ok, 4 magliette. Andiamo nel foro successivo, lavoriamo anche qui le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Nel foro successivo di nuovo le 4 magliette. Allora, 1, 2, 3 e 4. Nel foro qua in piccolino, vi ricordate, entriamo e facciamo anche qui 4 magliette. 1, rientro 2, 3 e 4. Vado nel foro piccolino di nuovo, dove ci sono, vedete, le magliette chiuse insieme. Entro, faccio anche qui 4 magliette. Dobbiamo fare tutto il giro così. Ogni foro 4 magliette, 2, 3 e 4. Vado nel foro successivo di nuovo 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Nel foro successivo 4 magliette, 1, 2, 2, 3 e 4. Lavoriamo così per tutto il giro, ok? Ogni foro dobbiamo fare 4 magliette. Ok, io adesso ho contato i miei motivi, sono 44 motivi. Motivo vuol dire ogni foro è un motivo di 4 magliette, ok? Io totale ho contato tutto il giro, sono 44 motivi. Se vado a fare nell'ultimo foro, mi trovo qui con i dispari, per cui cerco di evitare. Io totale mi ritrovo 44 motivi, saltando questo foro qua. Vado direttamente alla terza catenella e faccio una maglia bassissima. Dobbiamo cercare di avere totale, almeno io mi ritrovo adesso 44 motivi, ok? Ogni motivo vuol dire che è in formato di 4 magliette, per cui 1, 2, 3, 4, così via. Se vi trovate, per esempio, che ne so, 43, cercate di farne o 44 o 42, sempre un motivo in meno. Cerchiamo di avere sempre il numero pari per fare la nostra divisione poi per le maniche, ok? E abbiamo fatto qui il nostro motivo, ho finito col nostro motivo. Adesso una catenella e di nuovo entro qui nel dove c'è la maglia bassa e la magliata, entro e faccio una maglia bassa, questo lo sapete. Adesso metto il segnapunto e dividiamo per le maniche, perché il secondo giro dividiamo, iniziamo a dividere le maniche, ok? Vi faccio vedere. Io adesso mi ritrovo, come vi dicevo prima, 44 motivi, ok? E cosa ho fatto? Inizio da qui dove c'è il primo segnapunti e vado a metto i segnapunti, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, metto i segnapunti qua, ok? Conto di nuovo 11 e vado a mettere i segnapunti e già abbiamo la prima divisione, ok? Qua. Poi contate 11 da qui e mettete segnapunti. Contate 11 da qui e mettete segnapunti. Di qua vi ritrovate 11. Chi ha fatto 44, ok? Se avete fatto taglie più grandi, cercate di dividere sempre un motivo in più, però ve lo dovete provare, ok? Se io per esempio me ne trovo con 40 motivi, 44 motivi, divido per 11, se vado a fare 11 per 4 sono 44. Se vi trovate, che ne so, 46 motivi, fate 12, esempio 12,
Siamo a 24, poi 11 e 11, 24, 35 e 46. Ok, un esempio. Dovete sempre cercare di dividere, provare, perché questa è la parte sotto dell'ascella del corpo, e perché così dovete andare a salire, per cui dovete cercare sempre di provare. Questa parte qui me l'ha messa nella parte del corpo, non è la nostra manica. La nostra manica la formiamo adesso lavorando, ok? Questa è la divisione che noi dobbiamo fare. Mettete bene la maglia. Vedete? Se anche avete un numero dispari di qua, non mi interessa proprio, vedete? Io per esempio avevo fatto 9 piastrelle, ok? Per cui non è un problema di piastrelle, solamente che cercate di dividere il vostro lavoro, ok? Adesso andiamo a fare il secondo giro per iniziare a formare la manica. Ok, adesso facciamo. Io per esempio ho diviso 11, vi ricordate che il nostro multiplo è di 4 catenelle, per cui cosa faccio? Qui è la maglia bassa dove noi iniziamo sempre il lavoro, ok? Adesso io ho diviso 11 gruppi, per cui 11 per 4, 44 catenelle, per cui andiamo a contare 44 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, facciamo 44 catenelle. Fatte le 44 catenelle, prendo la catenella e vado, vedete, contiamo, come vi avevo detto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vado qui dove c'è il segnapunti, vado a fare la maglia bassa. Così. Vedete? Così. Di nuovo adesso invece lavorate le 3 catenelle, 1, 2, 3, fate la maglia bassa. Adesso per 11 motivi fate le catenelle con la maglia bassa, 2, vedete? 1, 2, 3, maglia bassa. 1, 2, 3, maglia bassa. 1, 2, 3, maglia bassa. Così via fino ad arrivare qui dove c'è il nostro primo segnapunti. Praticamente gli altri 11 motivi. Ok, faccio, vedete dove c'è il primo segnapunti, entro, dando tolgo segnapunti e faccio una maglia bassa, vedete, catenella maglia bassa, ok? Adesso di nuovo rifacciamo le 44 catenelle, ok? Dobbiamo arrivare fino all'altro segnapunti, per cui vado a fare le 44 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Anzi, prima di fare le 44 catenelle, volevo farvi vedere io la parte sopra di qua, vedete? Ho lavorato 2, 4, 6, 8, 10, 11 motivi sul davanti, ok? Siamo arrivati qui, abbiamo fatto la maglia bassa, adesso le 44 catenelle vado a fare. Ho fatto le 44 catenelle, adesso andiamo a contare come sempre 11 motivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono nell'ultimo segnapunti. Tolgo il segnapunti. Entro, entro e faccio la maglia bassa. E questa è l'altra parte della manica, vedete? Adesso vado a continuare per finire il lavoro, 3 catenelle e vado a finire i miei 11 motivi così, facendo il secondo giro, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa, 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa, 3 catenelle maglia bassa, vedete? Sto finendo il mio motivo fino dove c'è l'inizio del nostro lavoro, praticamente gli 11 motivi, 3 catenelle maglia bassa, 3 catenelle maglia bassa, vedete? 1 2 3 maglia bassa, 1 2 3 maglia bassa come sempre qui, e dove c'è la maglia bassa come sempre facciamo una maglia bassissima, ok? Adesso vi faccio vedere il nostro lavoro, metto il segnapunto e ve lo faccio vedere. Bene, vi faccio vedere come è venuto il lavoro. Noi abbiamo iniziato da qui, abbiamo iniziato dal primo, abbiamo diviso 11 gruppi, ok?
11 motivi. Nell'undicesimo abbiamo fatto una maglia bassa, vedete 44 catenelle, poi 11 motivi l'abbiamo lavorato, di nuovo 44 perché abbiamo lasciato le 11 motivi, 44 catenelle, e abbiamo finito con le 11 motivi da lavorare il secondo giro, vedete? E queste sono la parte delle maniche. Adesso vi faccio vedere come continuare. Ok, adesso andiamo a fare il secondo giro, una catenella, rientro, anzi no, scusate, 3 catenelle, 1, 2, 3, stiamo ricominciando il primo giro, nel foro facciamo di nuovo le maglie alte, le 4 maglie alte, 2, 3 e 4, di nuovo nel foro successivo le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ok, adesso siamo direttamente nelle catenelle. Dobbiamo lavorare tutte le catenelle, tutte le magliette, ok? Come se noi praticamente stiamo facendo il primo giro. Per cui entrate nella prima catenella e lavorate la maglia alta 1, vado nella successiva 2, nella successiva 3, così via. Tutte le magliette dobbiamo lavorare adesso. Vedete? Ogni catenella sottostante lavoriamo le maglie alte. Così. Ogni catenella sottostante si lavora una maglietta. Praticamente stiamo ricostruendo il primo giro tutte con le maglie alte. Ok? Così. Lavoriamo tutto per tutto fino ad arrivare qui e lavoriamo tutte le maglie alte, ok? Ho lavorato tutte le magliette, come vedete. Adesso vado e vado a lavorare il mio motivo. Entro nel foro e faccio le mie 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Vado nel foro successivo, vedete? Qua nel nostro motivo e lavoriamo di nuovo le 4 magliette. 2, 3 e 4. Poi lo successivo, così via, ricominciamo sempre il nostro primo giro facendo, vedete, nel foro 4 magliette, 2, 3 e 4. Poi lo successivo, le 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Ok? Lavorate adesso fino ad arrivare nella seconda parte del braccio, ok? Facciamo così. Ho lavorato tutti i miei motivi, adesso sono arrivata alla parte del braccio. Anche qui vado a lavorare di nuovo le maglie alte. Entro nella prima catenella e vado a lavorare la maglia alta. Qui lavoriamo dove c'è le catenelle, tutte le maglie alte come abbiamo fatto nel primo braccio. 2, 3, vedete? Così via. Tutta ogni catenella una maglia alta. Ok. Vedete? Così. Lavoriamo adesso tutte le magliette. E qui ho lavorato tutte le mie magliette, vedete? Adesso vado qui nel primo foro, vedete? E vado a fare il mio motivo, le 4 magliette, 2, 3 e 4. Nel foro successivo, come sempre, andiamo a finire adesso il nostro giro. Ok? Finiamo tutto il primo giro. Finisco il primo giro con l'altezza catena iniziale, faccio una maglia bassissima. Abbiamo fatto il nostro primo giro. Volevo dirvi una cosa che io ho modificato perché stava larga mia figlia, per cui vi farò vedere cosa ho modificato. Allora, se vi ricordate, avevo detto che lasciavamo, adesso ve lo faccio vedere perché è giusto. Allora, di qua avevamo lasciato 11 maglie e 11 gruppi, invece io ne ho lasciati, ve lo dico subito, uno, due, ne abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 gruppi. Poi sotto la manica, invece di lasciarne 11, ne ho lasciate 7, ne ho lasciate, per cui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi di nuovo 15 e di nuovo 7. L'unica cosa che non ho cambiato è questa parte qui, che sono sempre 44 catenelle, ok? Per cui, siccome stava un po' grande mia figlia, l'ho dovuto modificare, per cui ho iniziato a da questa parte ho iniziato con le 3 catenelle come sempre, la maglia bassa, poi ho fatto due gruppi, vedete, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, e poi ho lasciato da questa parte qui fino a qui, ho lasciato solo 7 gruppi, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 invece di 11 gruppi, perché era abbastanza grande. Però le catenelle sempre vanno sempre 44 catenelle. Se vedete che è un po' stretto, un po' largo, basta aumentare 44, 48, se no, se mi sembra largo ne fate 40 e così via. Però la parte di qua io ho dovuto modificare perché era troppo largo, per cui invece di 11 motivo lasciato ne ho lasciati 7, 7 in una manica, 7 della seconda manica, siamo a 14, poi 15 davanti e 15 di dietro ho lavorato, per cui sono 44 motivi. Ok? Bene, io ho voluto precisare perché è giusto correggermi se c'è qualcosa che voi non si sa mai, vedete che è un po' strano. Per cui vi ricordo che io ho modificato solo 7 e 7 motivi ho lasciato, ok? Però nella parte delle catenelle ho sempre messo 44 catenelle. Questo non è cambiato. Non è cambiato il motivo. L'unica cosa è che ho lasciato 7 motivi e 7 motivi di qua. Ok? Ho lavorato 15 motivi e 15 motivi di qua. 15, 15, 30, 7, 37 e 7, 44 motivi. Per cui ci ritroviamo. Adesso ricominciamo il secondo giro. Il secondo giro, come sempre, si lavora, ve lo faccio vedere, ok? Lo faccio vedere solo questo giro perché così almeno. Allora, una catenella e maglia bassa, sempre come al solito che facciamo. Poi 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa, ok? Adesso siamo qui dove ci sono le maglie alte, ok? La stessa cosa dobbiamo fare qui, che vi faccio vedere. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4 al centro, vedete? Saltate 1, 2, 3, 4 al centro, qui fate una maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, saltate 4 maglie, 1, 2, 3, 4 al centro, fate una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, scusate, 3 catenelle, saltate 1, 2, 3, 4, andate al centro e fate una maglia bassa. Così si forma di nuovo il nostro motivo. Vedete? Di nuovo 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4, al centro, fate una maglia bassa. 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4, al centro, una maglia bassa. Così per tutto il nostro motivo. Ok? Fino ad arrivare qui. Ve lo faccio vedere tutto questo. Dai. Per cui 1, 2, 3 catenelle, saltate 1, 2, 3, 4, maglia bassa. 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4, maglia bassa. 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4, maglia bassa. 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3. 4 maglia bassa, dovete andare al centro delle 4 maglie alte, ok? Come vi ho fatto vedere. 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4 maglia bassa. 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3, 4 maglia bassa. 1, 2, 3, saltate, vedete? 1, 2, 3, 4 maglia bassa. Vedete, coincide il nostro motivo. Adesso siamo di nuovo alle maglie alte che abbiamo lavorato. 3 catenelle e sempre maglia bassa. Vedete? Perché qua abbiamo già il nostro motivo. 3 catenelle, maglia bassa e così via. Lavorate tutto così per il secondo giro. Arrivate qui, fate le 4 maglie alte, 4 catenelle, maglia bassa.
Di nuovo. 4 catenelle saltate, 1, 2, 3, 4, maglia bassa e così via tutto il giro, tutto il secondo giro. Finisco il mio secondo giro con le 3 catenelle, vado qui, salto le 4 maglie alte, faccio una maglia bassa e dove c'è la maglia bassa faccio una maglia bassissima. Questo è sempre il nostro motivo. Vedete come è venuto bene? Adesso ve lo faccio vedere. Vedete com'è bella? Adesso io non avevo fatto vedere come si cambiava il colore. Siccome vado a cambiare il colore, ve lo voglio far vedere perché così non vi sbagliate. Non è difficile, si cambia sempre all'inizio del primo giro, ok? Per cui adesso vi faccio vedere come cambiare. Adesso andiamo a cambiare il filo. Perché io lo faccio come abbiamo fatto i tre colori. Io ho visto che non ve l'avevo fatto vedere, per chi non sa farlo è meglio far vedere per essere certi di non sbagliare. Vado, ho tagliato il filo azzurro, ok? Lo tengo così, entro, faccio una catenella, ok? Tengo bene, così, faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi stringo bene i fili. Vado direttamente dove c'è il foro e vado a lavorare nascondendo anche infilato le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Vedete? Sto ricominciando di nuovo il primo giro. Vado nel foro successivo, questo ormai l'ho nascosti, e vado nel foro successivo le 4 magliette. 1, 2, 3. Scusate, 3 e 4, vedete? E di nuovo nel foro successivo le 4 magliette, 1, 2, 3 e 4. Così si cambia filo, vedete? Così. Poi lavorate tutto il primo giro e fate anche con lo stesso colore il secondo giro. Il filo si cambia solamente quando avete fatto il primo giro, mai nel secondo giro, ok? Dove ci sono le 4 magliette. Per cui adesso lavorate così, io vi dirò quanti motivi ho fatto in totale. Vado a mettere il blu, poi vado a mettere il bianco e poi vado a mettere il giallo e poi vi dirò se io vado a continuare o chiudere il nostro lavoro. Ok? Andiamo a finire questo qui. Fate il primo e secondo giro, primo e secondo giro, primo e secondo giro, ok? Ok, io in totale ho fatto il primo gruppo con l'azzurro, il celeste, l'azzurro come lo vogliamo chiamare, poi blu, poi il bianco, poi il giallo e l'ultimo gruppo, invece di fare 4 magliette, ho fatto 3 magliette, ok? Perché ho iniziato a stringere la parte sopra, ok? Chi vuole, se gli viene perfetto, fa con 4 magliette, se no fa 3 magliette. Ho fatto solamente il primo giro di 3 magliette, come avete visto. Adesso andiamo a fare un altro lavoro, vi faccio vedere. Ok, ho tolto il segnapunti. Vedete, sono qui dove c'è la terza catena iniziale, abbiamo iniziato il lavoro. Cammino con maglie bassissime fino ad arrivare dopo le 3 maglie alte, ok? Cammino con maglie bassissime, così. 2 e 3. Vado direttamente qui al centro del foro con una maglia bassissima, ok? Questo adesso è il nostro inizio lavoro. Adesso facciamo 3, 2 catenelle, 1 2, anzi 3 catenelle, 3 catenelle, poi facciamo una catenella, ok? Prendo il filo, entro, faccio una mezza magliata e lascio appunto solo l'uncinetto. Prendo il filo, rientro, faccio un'altra mezza magliata e lascio appunto sull'uncinetto e chiudo tutti e tre i punti. Così abbiamo fatto 3 magliette chiusi insieme. Adesso facciamo 1, 2, 3. 4 catenelle, salto 1 gruppo di 3 magliette, salto il secondo gruppo di 3 magliette, vado qui al centro, ok? Vado a fare anche qui le 3 doppie magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, vedete? Prendo il filo, rientro, faccio una mezza magliette, faccio 3, chiudo tutti e 4 i punti, così. Anzi, mi sembra un po' stretto 4 catenelle. Facciamo invece 5 sfilo di nuovo, vedete?
faccio insieme a voi per quello. Abbiamo fatto 4 catenelle, ne facciamo invece 5 catenelle, ok? E ripetiamo di nuovo, saltiamo il primo gruppo e il secondo gruppo, vado al centro e vado a fare le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, ok? Chiudo tutti e 4 i punti. Adesso di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo due gruppi, 1 e 2, vado al centro qui e vado a fare le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, vedete, rientro 3. Adesso chiudo tutti e 4 i punti, così. Aspetta. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo due gruppi, 1 e 2, vado al centro qui e faccio 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e 4 i punti, vedete? Così. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo due gruppi, 1 e 2, vado al centro e faccio 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e 4 i punti, vedete? Così. Adesso di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andate, saltate due gruppi e fate 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, saltate due gruppi, fate 3 magliette chiuse insieme, vedete? Così. Andiamo a fare questo giro così. Finisco il giro con le 5 catenelle di separazione, vado qui. Se vi viene piccolo 5 catenelle di separazione, troppo stretto, ne potete fare 6, cioè 7, dipende da voi la misura che volete, come volete sulla parte del collo. Questa è una vostra scelta, ok? Bene, adesso detto questo, vado qui alla parte dove ho chiuso le 3 mezze magliette, vado qui dentro e faccio una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro. L'ultimo giro facciamo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Ok? Però facendo questa, anzi, facciamo così, facciamo la catenella. Questo giro io ve l'avevo fatto già vedere come in mettere l'elastico nel, se vi ricordate, nella gonna, però ve lo rifaccio vedere. Prendo l'elastico che mi interessa, ok? Lo tengo da questa parte un filo, ok? Questo è l'elastico, lo metto da questa parte un pochino, ok? Entro così, ok? Entro adesso e faccio una maglia bassa, così. E teniamo il filo lungo di qua, ok? Cerchiamo di tenere il filo lungo. Adesso entriamo ogni catenella sottostante, entriamo, vedete, nascondiamo anche il filo, facciamo una maglia bassa. Ogni catenella sottostante con il filo, vedete, facciamo una maglia bassa. Così. Ogni catenella sottostante faccio una maglia bassa. Vedete? Sempre tirando, portando via con me il filo che mi interessa. Ok? Così, vado qui dove c'è le 3 mezze magliette chiuse insieme e faccio una maglia bassa. Teniamo bene il filato, ok? Così, poi vado dove c'è la catenella, cerchiamo di mettere il filo di qua, entro e vado a fare la maglia bassa, così. Ora ogni catenella di nuovo la maglia bassa e porto con me direttamente sempre il filato, questo, l'elastico dentro le maglie basse, vedete? Così entro qui dentro e faccio una maglia bassa. Ok, così vado nella catenella e faccio una maglia bassa, vedete? Così, questo è il filo iniziale, questo se uno stringe, vedete? Questo diventa elastico, ok? Andiamo a lavorare tutto il giro così. Finisco il giro, adesso, vedete, ho portato con me il filato, questa è la parte iniziale del filato, vedete? La parte iniziale e questa è la parte finale dell'elastico, vedete, insieme. Adesso vado, intanto prendo qui il mio filato, scusate,
Vado alla prima catenella iniziale, che è qui, la maglia bassa, e faccio una maglia bassissima. Adesso prendo il filo e lo taglio. Adesso io vi faccio vedere, poi vado a nascondere i filati. Faccio vedere la maglia. Questa è la parte sopra del nostro collo. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Questo è il filato che abbiamo chiuso. Adesso chi vuole, praticamente vi sembra un po' largo, basta tirare questi due cordini, vedete? O tirate e mano a mano si assesta il lavoro. Vedete? Si è tirato, vedete com'è elastico? Vedete? Poi vado a nascondere, faccio un nodino. Dopo lo faccio dopo perché lo devo provare la maglia e vado a nascondere il filato. Vedete? Tutto insieme. Ok, vado a nascondere il filato e poi ci ritroviamo qui. A dopo. Ho nascosto i filati, vedete come è venuto bene l'elastico? Vedete com'è bello? Stringe un po' perché così almeno viene elastico. E questa è la maglia. Una la può fare sia così, vedete? Corta. Con la manichina corta, ma vi farò vedere anche come fare con un po' di manica, perché intanto io la vogliono con la manica, però volevo che si può fare in due versioni, sia in questo modo la manica corta, e sia adesso riprendiamo i punti per far vedere come fare un po' di manica un po' più lunga, ok? Adesso ve l'ho fatta vedere così, apposta, così almeno avete l'idea, vedete com'è bella? E adesso andiamo a fare la parte della manica. Allora, prima di iniziare a fare la manica, volevo intanto dire che per questa maglia io ho utilizzato totale 270 grammi nella taglia 42-44, ok? Però precisiamo subito che 200 grammi l'ho utilizzato, cioè due gomitoli, perché il gomitolo è fatto da 100 grammi, solamente color celeste, chiamiamolo celeste, ok? Poi 70 grammi totale, dico totale, del blu, bianco e giallo. Totale di questi tre colori ne ho utilizzato 70 grammi. Per cui ripeto, dell'azzurro 200 grammi, due gomitoli da 100 grammi. E invece del blu, del bianco e del giallo, totale in tutto ho utilizzato 70 grammi. Per cui la maglia, questa, pesa 270 grammi. Ok? Bene, adesso facciamo la manica. Okay, per fare la manica noi iniziamo adesso, questa è la parte della manica, vedete? Iniziamo, qua ci sono le quattro magliette, qua ci sono la parte sopra, tutte le magliette, vedete? Adesso dobbiamo fare, per finire il giro, dobbiamo fare il secondo giro, vedete che qua ci sono tutte il primo giro, dobbiamo fare il secondo giro. Per cui entriamo qui dentro, ok? Facciamo direttamente così, facciamo la catenella. Entro qua dentro, entro direttamente, faccio una maglia bassa, ok? E qua è il nostro inizio del lavoro. Facciamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado qui, salto le 4 magliette, facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, vado qui, sempre saltando le 4 magliette. 1, 2, 3, vado qui alle 4 magliette, vedete? Se voi avete fatto 5 magliette, avete finito con le 5 magliette, ma sarà difficile perché questo è l'inizio delle 4. Ricordatevi sempre che chi fa 5 magliette, il secondo giro fa 4 catenelle, ok? Adesso di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, vedete? Maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3. Adesso qui facciamo direttamente, saltiamo questa parte qui, andiamo direttamente qui, saltiamo 1, 2, 3 e 4, faccio direttamente qua dentro, vedete, il foro.
Ne ho 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 1, 2, 3, 4, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, scusate, 3, salto 1, 2, 3, 4, maglia bassa. 1, 2, 3, salto 4 magliette, faccio la maglia bassa, vedete. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. Così. Vedete? Stiamo finendo il nostro giro. Di nuovo. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, di nuovo. Salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, salto le 4 magliette, faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, e siamo qui alla fine, vedete, del giro. Salto le 4 magliette, faccio qui la maglia bassa. Di nuovo. Sempre 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado qui, vedete, direttamente salto le 4 magliette. Vado qui direttamente, faccio la maglia bassa. Vedete? Adesso qui è l'inizio del nostro motivo dove c'è la maglia bassa, entriamo e facciamo la maglia bassissima. Così, vedete? Adesso ricominciate di nuovo il primo giro. Io intanto nascondo anche questo filato. Ricominciamo con le 3 catenelle 1, 2 e 3. Se vi sembra un po' stretta la manica, aumentate di 5 magliette. Invece di 4 ne fate 5. Ok, così almeno siete sicuri che non vi è stretta la manica. Adesso facciamo io ne faccio 4 perché per me va bene 4, però se voi vi sembra un po' stretta fatene 5 magliette, ok? Entro nel foro e vado a fare di nuovo le mie 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Stiamo ricominciando di nuovo il giro. Nel foro successivo le 4 magliette, 4 o 5 magliette che dovete farne, ok? 2, 3 e 4. Vedete? E abbiamo ricominciato il giro. Finiamo tutto il primo giro di nuovo. 1, 2, 3 e 4. E andate così, lavorate tutto il giro, ok? Quando arrivate qui vi faccio vedere l'ultima volta. Finisco il giro, ho fatto nell'ultimo foro le 4 magliette, vado alla terza catena iniziale, faccio una maglia bassissima, vedete? E abbiamo praticamente, come vedete, adesso ve lo faccio vedere, costruito la nostra manica, vedete? Così. Abbiamo costruito la manica. Ora, mano a mano, fate il secondo giro e ricominciate primo, secondo giro, così via. Io dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto io. Io ho fatto la manica, praticamente ho fatto, allora, vi dico quanti gruppi, 1, 2, 3, 4, 5 gruppi del celeste, poi come sempre un gruppo di blu, un gruppo di bianco, un gruppo di giallo e poi un gruppo di azzurro di nuovo celeste. E poi ho finito come abbiamo fatto la parte sotto, vi ricordate, della maglia, uguale identico. Adesso andate a fare anche l'altra parte della manica, poi se voi la volete più lunga o più larga sapete come aumentare, invece di fare le 4 maglie ne fate 5 o 6, ok? Dipende da voi e se mano a mano si allarga il lavoro. Se voi invece la volete corta come ho fatto io, allora fate così. Bene, io adesso voglio fare anche l'altra parte della manica e poi ci ritroviamo qui alla fine del lavoro. Ok, io ho fatto le maniche, una, vedete? Una e una, due. Vedete com'è bello? E questa è la nostra maglia, vedete? Qua è l'elastico, la parte dell'elastico, le piastrelle e tutta la parte sotto nel nostro lavoro. Io direi che è veramente bella questa maglia. Mi piace di più, sono sincera, come canotta, perché è veramente bella come canotta. Però ho fatto delle maniche perché mia figlia questa volta la voleva con le maniche e l'abbiamo realizzata. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo tutorial, chiamiamolo piccolo, che vi sia piaciuto anche come è stato realizzato. E cosa dire? Aspetto tanti commenti, i vostri like. E un bacio a tutti quanti, al prossimo tutorial. Ciao ciao!